difícil, pero yo valgo la pena. Yo busco un santo, un gran Romeo, que por mí vaya, vaya hasta el cielo. Pícame el ojo, pélame el diente, échame flores, hazme canciones. Pícame el ojo, pélame el diente, échame flores. Entrambi danno vita a rappresentazioni di quelle che noi oggi definiamo gamine,
ossia rappresentanti di una giovane ed elegante aristocrazia circondata da un lusso leggero e frivolo ed immortalati in momenti di intimità quotidiana, come è il caso di queste due opere. La damina di Boucher sta infatti giocando ad infiocchettare il suo carlino, il carro che diventerà il simbolo della grazia del Settecento. Carlino che peraltro non sembra troppo convinto dei giochi con questi nastri per l'espressione buffa e un po' sconcertata che lo caratterizza. La damina di Fragonard invece sta leggendo, come ci indica il titolo, una lettera dell'amato con tanto di mazzolino di fiori che lo accompagna ed è accompagnata a sua volta da un cocherino tutto bianco che diventa il custode delle confidenze della giovane e sta attento inoltre affinché l'osservatore non si intromette, non si infice troppo negli affari della madre padrona. Leggermente diverso invece è il caso inglese, con i suoi maggiori pittori Joshua Reynolds e Thomas Gainsborough. Entrambi danno vita ad opere di incredibile atmosfera, in cui tutto sembra rarefarsi nel sentimento del vero naturale. I bambini con i loro cani sono i soggetti prediletti da entrambi gli artisti, come diciamo da queste due opere. Per Reynolds, però, più incline al sentimentalismo, questo legame si traduce in questo gesto semplice, ma affettuoso, della bambina che stringe il suo cane e che lo stringe perché ha paura che scappi via a causa della noiosa seduta di ritratto. Gainsborough, invece, trasforma il paesaggio nel vero protagonista dell'opera. I bambini e i cani, che vediamo sulla sinistra, diventano infatti quasi delle figure etere, altro delle presenze all'interno di questo paesaggio, assumono le tinte di questo stesso paesaggio e si inseriscono perfettamente nell'atmosfera che è sì reale del paesaggio, ma anche un po' boscoso fiabesca. Il Settecento però vuol dire anche neoclassicismo in pittura, riflesso dell'illuminismo intellettuale e del razionalismo scientifico che caratterizzano quest'epoca e che vede la ripresa dei temi, dei miti, perfino in certi casi dei valori morali ed etici dell'antica civiltà greca, come ci dimostra Jacques-Louis David con l'opera del 1790 intitolata L'addio di Telemaco ad Eucaride e in cui con uno straordinario colpo di genio riprende e riattualizza la figura del mitico Argo. In quest'opera vediamo quindi Telemaco che si accinge ad abbandonare l'amata sposa, la ninfa Eucaride, perché Telemaco sta per prepararsi e partire per andare alla ricerca del padre disperso, Ulisse. Sulla destra compare appunto Argo, il cane di Ulisse, che in questo caso però assume il ruolo di sorvegliante del figlio di Telemaco e che sembra quasi implorarlo con questa espressione commossa di portarlo con lui. Sembra soprattutto esortarlo ed approfondire il sentimento che già domina e pervade quest'opera. Già verso la fine del 1700 comunque cominciano ad incrinarsi le certezze dell'illuminismo. È il periodo di crisi che porterà in Francia alla rivoluzione francese e in tutta Europa agli scossoni violenti che determineranno il movimento che sarà dominante nel secolo successivo, e cioè il romanticismo. Preromantico per eccellenza e perfetto interprete di questa crisi di passaggio tra 700 e 800 è Fuseli, che condensa nelle sue opere, come avviene in questo caso, emozioni vibranti e commosse, gesti violenti, atmosfere magiche a metà strada tra sogno ed incubo. Esattamente all'opposto rispetto agli ideali romantici si situano gli ideali degli impressionisti. Con gli impressionisti abbiamo l'irrompere del quotidiano come soggetto privilegiato dell'arte, in rottura con l'Accademia dell'epoca che prevedeva la rappresentazione di soggetti ideali e idealizzati. Gli impressionisti rifiutano questi ideali, escono dagli atelier, dipingono in plein air, dipingono i soggetti della vita quotidiana, di cui naturalmente parte integrante sono anche i cani. I cani li ritroviamo a partire naturalmente dalle grandi scene quotidiane che sono vero e proprio manifesto di questo movimento, come la colazione dei canottieri Bougival, in cui a sinistra vediamo Aline, la futura moglie di Renoir, mentre sta stringendo e vezzeggiando in un modo già molto moderno il suo Yorkshire. Un altro splendido cucciolo è quello che Manet inserisce nella sua grande composizione La stazione Saint-Lazare, in cui ritroviamo Victorine, la stessa modella che ben 10 anni prima aveva posato per la scandalosa Olympia.
In questo giro d'anni però Victorine si è decisamente trasformata. Da modella provocante e sensuale si è infatti trasformata in una signora per bene, in una perfetta rappresentante della borghesia dell'epoca, che si reca alla stazione, si ferma a leggere un libro con tanto di figlioletta al seguito, che guarda lo scorrere e lo sbuffo dei treni che passano, e con tanto di cucciolo poggiato in grembo, assolutamente e totalmente indifferente all'assordante rumore che pervade la scena, perché lui è poggiato al sicuro tra le braccia della sua amata padrona. Esattamente come le grandi scene quotidiane, anche i singoli ritratti canini degli impressionisti ci colpiscono per la loro immediatezza, per la spontaneità e la vivezza delle espressioni. In effetti la tecnica impressionista si presta particolarmente alla rappresentazione dei ritratti canini. Diciamo che queste immagini colpiscono perché hanno un po' l'essenza delle nostre fotografie sfocate, che di solito sono quelle più belle. Rispetto al cane in posa sul divano, il cane in posa sul divano è certamente, da un punto di vista artistico ed estetico, la fotografia più bella, ma la fotografia sfocata coglie veramente l'essenza di quello che è il cane, esattamente quello che accade in questi due ritratti. La realtà del cane non viene rappresentata pelo per pelo in maniera precisa, con linee nette e definite. Al contrario, è proprio la sfumatura e la confusione delle pennellate, la vivacità di queste pennellate, che ci restituiscono la vivacità interiore e quindi l'essenza della caninità impressionista. Paul Gauguin abbandona la Francia, nonché moglie e figli, per trasferirsi a Tahiti, dove prenderà tre mogli ed altrettanti figli, insomma. Perché lui è alla ricerca della vera ispirazione artistica. Per lui Gauguin era infatti annoiato dalla vita borghese francese, era annoiato dalla sperimentazione che si compiva in Europa in quel giro d'anni. Quindi lui è alla ricerca del vero sentimento della natura, che trova, guarda un po', nel bel mezzo dell'Oceano Pacifico, dove si rifà tutta una vita naturalmente, sentimento che però condensa e sintetizza perfettamente nella sua pittura. Quello di Gauguin è infatti il tentativo di rappresentare l'Eden, l'antico paradiso terrestre in cui i colori non sono quelli della realtà ma dell'anima. È per questo che i colori di Gauguin sono sempre dei colori incredibilmente accesi ma piatti, quasi bidimensionali, sono più che altro delle macchie, proprio perché il suo è il tentativo di rappresentare l'altrove, che non è la nostra realtà, ma la realtà di una natura ancestrale, primitiva, inconoscibile. È così che giungiamo al 1900, al cane moderno, cioè al cane d'avanguardia. Apriamo subito con il bassotto futurista di Giacomo Balla. Raramente nella storia dell'arte si è visto un cane più dinamico di questo. In effetti i futuristi combattono fortemente contro l'idea di arte intesa in senso classico, l'idea di arte che ferma, immobilizza ed eternizza un istante. I futuristi rifiutano tutto questo, la loro arte deve essere sequenza cinematografica, deve essere la rappresentazione di istanti che si succedono nel tempo mentre scorre, deve essere quindi dinamismo e non staticità. Per questo noi vediamo le zampette del bassotto che si muovono, la coda che oscilla, il guinzaglio che oscilla allo stesso modo e la padrona che cammina al suo fianco, proprio perché quella dei futuristi è una sequenza dinamica e cinematografica. Espressionista invece non può che essere il cane di Munch. Precisiamo subito che fortunatamente non era il cane posseduto dall'artista, era semplicemente un cane che aveva conosciuto, meno male per il cane, diciamo. Comunque, espressionista perché il dettaglio della vita quotidiana, come può essere appunto un cane, diventa in Munch espressione dei suoi modi interiori. Per questo il cane è rappresentato con queste tinte fosche, cupe e violente, con lo sguardo spalancato di terrore, perché il cane diventa espressione e riflesso dei modi e dei tormenti interiori dell'artista. Decisamente in senso diverso si può intendere il canetto di Joan Miró, artista legato al surrealismo e virerà verso l'astrazione, astrazione che però qui non è ancora totale, perché è ancora perfettamente figurativo e riconoscibile il suo cagnetto molto inglese, con tanto di bombetta, che alza la testa per abbaiare alla luna luminosa che sta sopra di lui.
Quello di Miró è il tentativo di rappresentare il detto popolare secondo cui abbaiare alla luna indica l'inutilità di certe azioni. Ma Joan Miró era un artista particolarmente sottile. Lui vuole trasformare l'impossibile in possibile e quindi nella parte sinistra del dipinto piazza una scala, che è il modo che fornisce al suo cagnetto di salire e raggiungere la sua luna. È evidentemente un gioco di parole e di concetti quello di Miró, ma in cui rimane fondamentalmente protagonista il suo cagnetto con tanto di bombetta e le sue bizzarre azioni. Totalmente surrealista invece non può che essere il cagnone di Salvador Dalí. Basta solamente il titolo per descrivere l'opera. Dalí, all'età di 6 anni, quando credeva di essere una bimba, solleva piano la pelle dell'acqua per scoprire il cane che dorme all'ombra del mare, nel 1959. Anche in questo artista il dettaglio della vita quotidiana e in particolar modo di infanzia, questo infatti era il cagnone di Dalí quando era bambino, diventa pretesto per dar vita ad una rappresentazione onirica in cui tutto si gioca sul sogno, sulla visione, sui rimandi misteriosi, sul gioco di scambi tra la realtà e l'universo parallelo, in cui, proprio perché è un universo parallelo, ciò che è strano diventa normale. La sperimentazione delle avanguardie del Novecento si chiude con il cane pop Joy, il cane di Andy Warhol, del 1973. In questo caso è evidente che dalla pop art riprende l'audace taglio fotografico, i colori brillanti, l'acceso e netto contrasto tra il lucido del pelo nero che diventa quasi violetto e il rosso sgargiante della lingua. Esattamente come aveva trattato le bottigliette di Coca-Cola o la Marilyn Monroe, anche con il suo cane Andy Warhol lo trasforma da elemento quotidiano e normale a vera e propria icona, proprio perché la colorazione, la edulcorazione degli elementi della realtà quotidiana si trasforma in qualcosa che si sgancia completamente dalla realtà, conserva i legami con la nostra vita quotidiana, ma diventa più che altro un'immagine da guardare e che ci fa sorridere. È così che arriviamo all'arte contemporanea. Ho volutamente messo il titolo di Ritorno al passato perché, almeno da un punto di vista esclusivamente pittorico, quindi pittura, tele, gente che dipinge, si ha più che altro una rivisitazione di quello che è già stato. È difficile da un punto di vista strettamente estetico ed artistico scorgere delle vere novità, però è interessante notare questa ripresa di stilemi antichi. L'artista inglese Kate Lever, per esempio, già dal titolo della sua opera, Aspettando Artemide, riprende l'importanza e la concezione del cane nell'antica civiltà greca. Il suo splendido levriero, prova di doti disegnative incredibili e di un attento studio anatomico, è infatti rappresentato in diversi stadi mentre si risveglia dal torpore perché è sopraggiunta la sua padrona, appunto Artemide, l'antica dea della caccia, nonché protettrice dei cani, nonché dea della luna. La mezzaluna ricorre infatti nelle piastrelle sullo sfondo, esattamente come le figurine di cani a caccia e della stessa Artemide che caccia. Keith Haring invece è diventato famoso soprattutto per opere come queste, che uniscono la poetica del graffito con dei ghirigori astratti che ricordano molto da vicino le decorazioni simboliche e rituali degli antichi rilievi Maya e Aztechi. È curioso e forse bizzarro notare che questa è l'ultimissima opera realizzata da Haring prima della morte, avvenuta proprio nel 1990. E per uno strano e forse anche crudele gioco del destino, in quest'opera Haring riprende l'immagine cinocefala di Anubi, cioè l'antico dio egizio guardiano del regno dei defunti. L'immagine appunto cinocefala, che si ripete per ben 3 volte perché è caratterizzata da corpo umano e testa canina. Tengono in mano queste figure delle piccole figurine umane, dei flosci esseri umani, e sembrano danzare in maniera rituale e tribale su questo sfondo che all'inizio appare astratto, ma se guardate attentamente vedete che la fascia inferiore è caratterizzata nuovamente dalla ripetizione delle piccole figurine umane, quasi come se perdessero di importanza di fronte all'immagine cinocefala. È evidente che con l'arte contemporanea di Haring assistiamo ad una ripresa fortissima dell'antico, dall'egizio al precolombiano, ad una concezione, quindi arriviamo ancora, sacrale, dell'arte, del cane e naturalmente dell'aldilà.
chiudiamo la nostra serata con due artisti fotografi che ci illustrano le opposte versioni e concezioni del cane alle quali ormai siamo abituati e forse non ce ne accorgiamo neanche. Il primo artista fotografo è William Wakeman, il quale incentra esclusivamente tutta la sua produzione pittorica sul suo cane, chiamato Merrey, dal nome del grande fotografo surrealista. Come vediamo nella foto a sinistra, Merrey viene di volta in volta abbigliato, ma in realtà non è proprio il cane che viene abbigliato, come una perfetta damina per bene, oppure come una star del cinema o come il Re Sole. In realtà Wakeman non è che abbiglia proprio il suo cane, prende semplicemente un manichino, quello dei negozi, lo abbiglia tutto per bene, fa un buco dove c'è la testa del manichino, dice al suo cane di posizionarsi dietro e di mettere la testa, in modo che la fotografia esca perfettamente in questo senso. Nella fotografia a destra si tratta invece di un altro tipo di produzione in cui tutto è giocato sul nonsense di matrice surrealista. Il gioco di scambi di dove inizia il cane e dove finisce il cane, che sembra quasi giocare a nascondino con il mondo. Evidentemente il suo cane non è così lungo, né tantomeno è stato segato a metà, molto semplicemente si tratta di un fotomontaggio. È evidente comunque, specialmente nella produzione fotografica come la foto a sinistra, che si tratta di una concezione al di là del canino e al di là dell'umano. I limiti dell'umanizzazione, cioè il fatto di dotare di caratteristiche umane gli animali, sono stati decisamente superati. Siamo al di là di qualsiasi concezione umanizzante nei confronti degli animali. L'altro estremo, invece, è rappresentato da Erwitt Elliott. Nelle sue opere invece non c'è gioco di scambio tra canino ed umano, c'è più che altro gioco di somiglianza. Elliot vuole rappresentare il cane per quello che è, lo vuole rappresentare nella sua animalità, lo vuole rappresentare esattamente come animale che somiglia al padrone, così come il padrone assomiglia all'animale. Non è un gioco di scambi violento come quello di Wakeman, che oltretutto dà vita a delle opere molto complesse dal punto di vista della realizzazione. Quelle di Elliot, invece, sono delle fotografie che si basano esclusivamente sulla naturalezza e la spontaneità di certe espressioni che si richiamano e che si riflettono a vicenda tra il padrone e il suo cane. È con questi artisti quindi che abbiamo chiuso il nostro lunghissimo viaggio, che è iniziato la volta scorsa nella preistoria, arrivando fino ad oggi con queste opere fotografiche, e che ci hanno dimostrato come il cane non è solamente il miglior amico dell'uomo, ma anche il miglior amico degli artisti. E forse, se ci impegnassimo un po' di più, magari un giorno anche noi potremmo arrivare ad essere descritti come il miglior amico del nostro cane. Mm-hmm.